Buonasera, buonasera a tutti. Ben arrivati a Radio Coaching by Night. Stasera parliamo della fine. In the end. Eh sì, siamo arrivati all'ultimo appuntamento di Radio Coaching by Night. Ben arrivati. Stasera sarà una serata particolare. Speciale. Speciale perché, come sapete, le fini sono il grande inizio. E questo titolo, In the End, oggi mi ha accompagnato tutta la giornata in un gioco meraviglioso che vorrei fare con voi. Siamo arrivati alla fine di questi appuntamenti, siamo arrivati alla fine di Radio Coaching by Night per questa stagione che, come sappiamo, per come ci insegna anche la Gestalt nella sua forma, nella sua immagine di cerchio, ha un inizio e ha una fine. E così come la forma circolare, la fine, chissà, sarà un nuovo inizio. Infatti riprenderemo a settembre col nuovo palinsesto, ma soprattutto non ci fermeremo con la Coaching Academy e quindi ci saranno tanti, tantissimi appuntamenti anche in questo mese. Ma per questa esperienza, oggi, ora, siamo alla fine. Ben arrivati. Stasera sarà una serata molto evocativa, perché questa parola, in the end, alla fine, evoca tanti, tantissime emozioni, a seconda di ognuno come lo vive, come lo sente. Nella Gestalt, la fine è un momento sacro, essenziale di integrazione. E allora ti chiedo subito, inizio subito con questa domanda, con questa parola che mi ha accompagnato dall'inizio della giornata. Tu come stai? In the end, alla fine. Stasera sarà una serata cosparsa di silenzi, in modo che tu possa attivare, come sempre, la tua Gestalt. Io cercherò di essere in punta di piedi, soffusa, piano piano, solo ad accompagnarti. In questa fine, che come appunto ci insegna, come appena detto, la Gestalt, ma anche gli sciamani, ma anche qualsiasi esperienza, e poi, chissà, la tua nuova rinascita. Questo mese per Radio Coach ci sono stati tantissimi appuntamenti, questa settimana addirittura tre. E adesso si conclude. Ma ogni conclusione ha il suo inizio. E questa mattina, pensando a questa sera, mi sono proprio svegliata con questa canzone, Alla fine, di Gianna Nannini. Gianna Nannini ha accompagnato tantissime mie fini. E non so voi cos'echeggia in questa parola, anzi, come sapete, i protagonisti di questa serata, di questo spazio, di questa rubrica By Night, questa voce, come l'ha definita più volte Gabriele Baroni, che ci accompagna nella notte, riassume questo spazio che in verità è dedicato a voi, quindi come sapete potete partecipare con i vostri commenti e infatti salutiamo già Viviana che ci segue dalla sua notte, dalla sua fine e così tutti i radioascoltatori che vogliono commentare, che vogliono portare un segno in questa fine. Cosa echeggia in te a questa parola? Come vi dicevo questa mattina, questa parola mi ha accompagnato nel pensiero anche di cosa portare questa sera. E come vi ho detto, la prima canzone che ha ridondato nelle mie orecchie è stata proprio quella di Gianna Nannini, Alla fine. Pensate, io credo che lei è gestaltica in qualche modo. Nei suoi testi c'è la poesia e ci sono un sacco di domande. E mi piacerebbe leggere con voi il testo, anzi, vi faccio una proposta. Mettetela di sottofondo, mentre magari io parlo.
Alla fine dell'Italia un bacio fa rumore. Alla fine di Radio Coach una voce potrebbe far iniziare un nuovo progetto, un nuovo percorso, una nuova storia. Chi lo sa? Io sono un amante delle fini. Mi sono allenata per tanto tempo, perché all'inizio tante fini, come potete immaginare, potevano essere anche dolorose. Ma con la Gestalt poi ho trovato quasi la traduzione di questa fine. C'è un bellissimo webinar che potete trovare online di Gabriele Varoni, che è Sbloccare le Gestalt inconcluse. E parla proprio e porta l'attenzione a come è importante invece concludere. E allora vi chiedo, nella vostra vita, quante volte vi siete trovati alla fine? E quando pronuncio queste parole, alla fine, qual è il primo episodio che vi viene in mente? Non giudicatelo, osservatelo semplicemente. E intanto spero che nelle vostre case sottofondo Gianna Nannini stia cantando Alla fine dell'Italia un bacio fa rumore. Pensate, un bacio. Come vi ho detto stasera, questa serata che conclude un'esperienza bellissima di Radio Coach, appunto. Vuole essere una serata di silenzi, perché me lo immagino proprio così, un po' il viaggio alla fine, quella sospensione nel vuoto. E allora queste sospensioni spero che creino in voi anche quel dondolare, quel silenzio, quell'assaporare la fine non più come un allontanamento, una separazione, ma come qualcosa che invece si integra dentro di noi. Oggi è stato buffo perché, come vi dicevo, da questa mattina quando pensavo a cosa avrei detto questa sera? Oltre alle parole di Gianna Nannini, mi è proprio arrivato il pensiero e il gioco di fare in modo che questa giornata fosse un'immagine, fosse un esperimento della mia vita. L'alba e il tramonto, l'inizio e la fine. Si dice che alla fine si veda la nostra vita come in fotogrammi. E allora ho pensato proprio ai fotogrammi di Radio Coach, di questa esperienza, di come è nata questa idea. Pensate che quando ho proposto a Gabriele questa rubrica della notte, è arrivata appunto il giorno dopo una riunione fatta da lui con tutto lo staff. E gli è piaciuta tantissimo e io mi sono accesa, mi sono emozionata a sapere che avrei avuto una rubrica nella notte, quella voce che accompagna. Mi piacerebbe sapere che cosa si sta muovendo in voi, se la canzone di Gianna Nannini è finita e dove vi ha portato. E così oggi ho giocato tutto il giorno, ho giocato all'alba, pensando veramente questa giornata come una metafora della mia vita. Mi sono alzata, ho fatto la mia pratica, ho fatto le mie cose e addirittura il tempo era come se si scandisse rallentatore, come se davvero dare quel valore dell'ultimo momento portasse in serbo ancora così tanta bellezza, così tanta vita, tanto che la giornata sembrava rallentare, tanto che la giornata mi chiedevo quante cose posso fare prima della fine. E poi finalmente questo momento dove ti prepari,
dove ripassi alcuni appunti, ma poi pensi che è meglio lasciare andare, è meglio abbandonarsi a questa emozione, a questa sensazione, a questo dondolare. Alla fine dell'Italia un bacio fa rumore, di quanto ancora abbiamo bisogno di bellezza, gentilezza, armonia, e sono ancora queste, forse, le azioni che sconvolgono, le azioni che alla fine ci toccano. Questa settimana sono reduce di un viaggio in Puglia. Sono andata a vedere la città di Modugno, Povigliano a Mare. Tra l'altro Gianni Nannini si ispirava molto a Modugno, quella voce gracchiante che inizia così dal primo chakra, quella voce rock che si espande con un'armonia, con un'espansione vocale fino a toccare le stelle. E in questa piazza c'è Modugno che apre le braccia e abbraccia il cielo. E anche nel suo testo, stasera sono accompagnata dalle canzoni, dal suo testo Volare. E all'improvviso venivo rapito da quel vento e cominciavo a volare. Io sono un artista e quindi sogno, mi piace certi eventi farne la scenografia, immaginarli, crearli e mi immagino proprio così. Mi piacerebbe fosse così. Questa fine di Radio Coach che prende il volo in verità e chissà in quale lidi, chissà dove ci porterà, chissà quale voce potrà essere ancora per innaffiare, per esplorare, per portare luce su tante novità? Vorrei fare un respiro con voi. Vorrei entrare dolcemente nelle vostre stanze e immaginarvi lì, in contatto con la vostra fine, la fine di una relazione, la fine di un percorso, la fine a volte di un respiro. Ciao Francesca, ben arrivata. E vi vorrei ancora lasciare lì, sospesi, senza giudizio, ma semplicemente respirando. Ci sono state tante fini che mi hanno fatto arrabbiare, ci sono state tante fini dove l'anima continuava a lottare. Così, proprio oggi, ascoltando la radio, che è una mia compagna di viaggio, è quello strumento che mi permette di entrare in sincronicità con la realtà, con la vita, che come sempre, quando sono nel vagare, sospesa in quella dimensione dove appunto, in questo caso in contatto con la fine, ma in contatto con quel vuoto, come lo chiama la Gestalt, quel vuoto fertile da cui si crea, che un'altra canzone è arrivata. Questa volta a cantare era Zucchero. E la canzone che non ricordavo minimamente, una canzone strana tra l'altro da mandare in radio proprio in quel momento, ma come sempre mi accade in quel momento in cui la vita risponde, ecco che sono partite le note di E ci si arrende. Pensate, io ci ho pensato, chissà se alla fine mi arrenderò, perché mi piace, in verità non mollo, non mi arrendo quasi mai, quasi mai. Eppure, in queste fini, che mi sono allenata, che mi alleno tutti i giorni di vivere costantemente, credo che l'arresa sia una grande e bella conquista, un bel traguardo. E proprio Viviana ci scrive: così percepisco la fine, abbandonarsi, eccola, lasciare che tutto sia. Mi ha anticipato. E allora ritorno così nelle vostre stanze, pensando che siate voi, e
Io stasera avevo preparato una piccola scaletta. Dico piccola perché poi è sempre un canovaccio che trasformo, proprio perché credo che siate proprio voi a inviarmi le vostre emozioni, quello che state vivendo davvero alla fine di questa giornata. E vi assicuro che oggi in questo gioco che ho fatto, vedere il tramonto ha avuto tutto un altro sapore. Il fermarsi di fronte a quel sole che tramonta, che porta la notte. Rimango sospesa, rimango con quelle immagini, con quelle parole, rimango con il sottofondo di Gianna Nannini, di Zucchero. Tutti cantanti rock, ma melodici, con quella dualità tipica della Gestalt, struttura e cuore, trasgressione. Come vi dicevo, Gianna Nannini ha accompagnato tantissime mie fini. Credo che lei sia proprio un'artista della fine, di come sappia mettere in poesia quella fine. E voi vi ha accompagnato mai qualcuno alla fine? Avete una colonna sonora, un compagno di viaggio, invisibile, visibile, che vi porta alla fine? Chi è che viene con voi? Qual è la voce? Qual è l'amico più fedele? Che emozione! Mi sta arrivando molta emozione. Perché, come vi dicevo, per me il farmi accompagnare alla fine c'è sempre una colonna sonora. Stasera su Radio Coach ho deciso di non mettere la solita musica, proprio perché capita anche nei miei corsi che in verità alla fine c'è sempre davvero qualcuno che arriva di nuovo. Finisce un corso e c'è un nuovo iscritto. Come davvero che a dirmi la vita continuamente, che dentro la fine c'è un inizio e dentro l'inizio la sua fine. Ed in questo ciclo, in questa altalena, è davvero bello invece arrendersi, abbandonarsi e lasciarsi andare. Io ho una maestra delle fini, che è stata la mia nonna. Nel momento in cui ha lasciato il corpo, si è lasciata andare dolcemente, quasi ad avvisarci ogni giorno che qualcosa in lei stava finendo, un organo, un respiro. Il suo passaggio è stato qualcosa di davvero emozionante, dove ovviamente dolore e felicità nel vederla libera, come davvero quel modugno che apre le braccia su quella piazza. Non so se l'avete visto, ma vi auguro di farci un bel giro ed è meraviglioso pensare che a un certo punto ci liberiamo anche del corpo. So che non è facile, so che è bello magari dirlo, ma poi voglio vedere quando ci troviamo. Però vorrei allenarmi in questo. E questa sera, questa fine, in qualche modo mi aiuta anch'essa a chiudere un percorso, ma soprattutto a ricordarmi tutte le fini e di quanto allenamento a volte ci voglia nel portare alla fine vista, come ci dice il nostro Gabriele, come un nuovo inizio, ma non solo, come l'opportunità di creare, di rinascere ancora. Martina ci ricorda Guccini. Chissà, chissà Martina, voglio essere stasera alla fine di questa rubrica di Coaching by Night, entrare nella tua stanza e immaginare. Chissà se nella tua stanza sta suonando Guccini, chissà quale canzone. Chissà quante volte ti ha accompagnato nei tuoi viaggi finali.
e vorrei che in questa carrellata della fine voi portaste alla memoria tutte le fini. Magari sì, da quella più dolorosa, ma anche da quella più felice. La fine dell'università, la fine di un percorso. La fine di un viaggio che chissà cosa ha portato ancora. Carolina ci scrive che, per quanto io sappia che la fine è un inizio, il solo pensiero mi apre voragini a strapiombo di nostalgia e paura del vuoto. Rallento, perché Carolina mi ha portato davvero l'immagine, come un equilibrista, di fronte a questa voragine. E sai che la Gestalt crea, ci apre all'immaginazione. Prova a sorvolare su questa paura, se potessimo aprire le braccia su questo volo, su questo vuoto e volare. Se prendessimo la paura tra le nostre mani, con delle briglie magari, chi lo sa, come ti vedresti? Se arrivasse il nostro amico immaginario che ci accompagna alla fine dei viaggi, e magari potrebbe essere appunto una canzone, ma potrebbe essere anche un drago, chi lo sa. L'immaginazione crea. E io stasera vi chiedo proprio di creare, quindi di sorvolare le emozioni che vi stanno arrivando, surfarle, come dice il nostro Gaber, rimanere sulla superficie e lasciarvi andare all'immaginazione. Alla trasformazione, a questo viaggio incredibile, iniziato davvero con una proposta quasi che mi sembrava goffa nel dire di avere una rubrica alla sera, pensate, alle 10:30. Eppure quella proposta era qualcosa che stava vibrando e che qualcuno addirittura sta seguendo insieme a me, anzi, non solo sta seguendo, ma mi sta suggerendo che cosa dire. E alla fine è proprio così, è proprio come se il tempo rallentasse, come si fermasse. Gianna ce lo dice, a questo punto vorrei leggere il testo con voi. Quando ha scritto questa canzone, Gianna l'ha scritta per un momento in cui la Terra era in guerra. E proprio quella frase, no? Alla fine dell'Italia, un bacio fa rumore, pensate, ancora oggi un bacio fa scalpore. Gianna, che è stata la persona, credo, più trasgressiva, la cantante più trasgressiva, inizia con America, con questa copertina, con un vibratore in mano, insomma, per arrivare poi addirittura a Sei nell'anima. Una canzone gestaltica che ci accompagna a questa fine, che vorrei davvero vedessimo con altri occhiali questa sera, davvero come il coronamento invece di un grandissimo progetto che chissà ancora dove porterà e soprattutto che fermandosi chissà quali idee, quali novità porterà ulteriormente. Chissà a settembre come ci incontreremo, se ancora by night, by day, chi lo sa. Alla fine dell'Italia un bacio fa rumore e sotto le ciglia piove già. Sei rimasto senza più parole a guardare in faccia la realtà. Non ci insegneranno mai l'amore, i potenti e la carità, le croci rosse sulle rovine. Ora che fai? Le domande gestaltiche di Gianna. Ora che fai? Adesso tu cosa fai? Raccogli bombe qua e di là, magari esplodi tra gli ulivi. Salti in aria con la verità. Non vedi mai l'orizzonte che immagino io e te ne vai dalle mani
che dicono addio. Davanti a me si perde il mare. Io sto con te, senza lacrime. Alla fine dell'Italia un bacio fa rumore e in questo diluvio io penso a te. Tu mi mangiavi con avidità e trovare sempre una ragione per spaccare tutto a metà. Perché ogni guerra si fa in due. E così l'amore si fa in due. O forse più. Ora che fai? Ci pensi mai ai ricordi che scappano via? È così che mi mancherai, e proprio così è che mi farai compagnia. Pensate a quanta poesia in una frase. Ogni guerra si fa in due, ed è proprio così che quando mi mancherai, che io ti penserò. Chissà se Radio Coach vi mancherà. Io spero che non vi manchi, ma spero che anzi questo crei il desiderio di ritrovarci ancora. Davvero in questo angolo di notte che ha accompagnato tante notti, in questa voce come la sognavo che ci accompagna la sera, in questa fine di quando si saluta il giorno in modo diverso. Se avete voglia domani, chissà che questa sera già Radio Coach entri nelle vostre stanze, anche nei sogni. Chissà che questa fine, in the end, questa sera porti davvero un nuovo inizio domani. E se avete voglia, provatelo. È un gioco bellissimo. Provate domani, dall'alba al tramonto, a vivere la giornata come se fosse la metafora della vostra vita. Rimarrete sorpresi e annotate ogni sensazione. Annotate quanti pensieri vi vengono. Quanto veramente sentite in quella metafora, in quel gioco, che il tempo è cosa rara e preziosa. E che una giornata è lunghissima e si possono fare tantissime cose, ma soprattutto che c'è un momento, anzi più momenti da non sprecare mai e magari da ridere a crepapelle. Io spero che questa serata abbia portato in verità un vento. Il vento di una fine diversa, di una fine che potete scegliere, che potete allenare, che potete magari fare pace, che potete lasciare andare. Perché ritornando alla nostra immagine di Modugno, con quelle braccia aperte al cielo, pensando alla sua canzone e volare, è così bello. Aprire le braccia e pensare, o almeno immaginare, che si può volare alla fine. Vi ringrazio tantissimo di essere stati con me in questo spazio. Ringrazio Gabriele Baroni per aver dato spazio a questa Radio Coach che davvero apre le ali e chissà quali voli prenderà e spiccherà. Ringrazio i collaboratori Viviana, Enzo Paci, Viviana Dallora, Marina Remi, in questo viaggio bellissimo dove alla fine sono stati quei compagni visibili che hanno portato Radio Coach a vibrare
nelle vostre case. Che sia una buona notte, di una grande fine per ancor più un grande inizio. Ballate, balliamo, cantiamo sulle note di Gianna Nannini, mi farete sapere se tra Gianna Nannini, Modugno, Guccini e chissà quanti altri cantautori vi accompagnano, rimane quella voce di Radio Coach, la radio che accende il tuo potenziale. Grazie a tutti. Buonanotte.